Κάνει γιώτα μου. Sotto le sue spalle vado a prendere la cintura. I miei gomiti sono di fianco alle sue spalle, poi chiudo il contatto. Ok, anche qua devo controllare le spalle. Non pensare di bloccargli le braccia. Ok, delle sue braccia non mi interessa. Sono le due spalle che devo controllare. E con la presa in cintura controllo le due anche. Posizione di partenza, mi posso allungare, posso fare quello che voglio, posso anche salire, mantenere il peso su di lui. L'importante è che qualsiasi posizione che uso con le gambe, tutto il vostro peso sia concentrato qui dove lo tenevamo prima. In Kamishio Katame, siccome abbiamo la presa in cintura, è facile commettere l'errore di tirare come disperati verso di voi. Questo non fa altro che aiutare l'altro a scappare. La presa deve essere lo stesso principio di come prendo il calzone. È per controllare, non per bloccargli la gamba. La cintura è per controllare il movimento delle sue anche, senza perdere la presa. Non tentare di bloccarlo, perché con le due presi è impossibile bloccare la forza delle sue anche. L'importante è controllare e non fare che lui giri e venga a prendere le vostre gambe. Allora, la presa controlla, i gomiti controllano le spalle e il vostro peso tutto qua. Ricordatevi questi punti. Non cercate di tirarlo a voi. Dovete solo mantenere la presa e governare il vostro peso il più possibile su di lui, senza mai perdere il contatto. Questa è la parte importante. Dai, proviamo. Allora, attenzione adesso. Prendo questo braccio e vado a prendere il bavero dietro la sua testa, così. Qua. Con l'altra mano vado a prendere la cintura e poi mi porto sulla diagonale rispetto al suo asse. Ok? Il braccio destro controlla il suo braccio, ok, lo chiude sotto l'ascella, tipo Kesa Katame. La mano sinistra fa lo stesso lavoro di Kamishio Katame, deve soltanto controllare. Dopodiché devo soltanto adattarmi sui movimenti, lui si sposta, si muove. Ok? Allora, braccio sinistro deve tenere salda la presa. Questo deve tenere chiuso sotto l'ascella il suo braccio. Ricordatevi di non tirare verso l'alto, ma di bloccare soltanto e utilizzare il peso come al solito. Prego! Kuzure Kamishio Katame.